precari. So che anche in questa sala ci sono degli LSU, prima mi è venuto, ormai io conosco tutti gli LSU della Calabria. Anche, ebbene, questa questione non è una questione di strumentalizzazione preelettorale, anzi, sono 5 anni che lavoriamo su questa cosa. Dal dicembre 2013 abbiamo portato dei lavoratori senza diritti a dipendenti con contratto a tempo determinato della pubblica amministrazione, e questo è stato possibile per 2 fattori fondamentali. Primo, si è perso un anno perché c'era ancora Scopelliti. La svolta l'abbiamo avuta a dicembre 2014, quando il presidente Oliverio, che si era appena insediato, ha fatto un anticipo di bilancio di 28 milioni di euro senza ancora sapere dove si trovava. Però l'ha fatto. Per questo, Antonio, non solo la tua vita, sta cambiando la vita dei calabresi, per fortuna. Questo percorso, e questo percorso, ecco la forza del governo nazionale e del governo regionale, si è incrociato con la modifica legislativa che nasce dalla riforma Madia. Prima della riforma Madia le stabilizzazioni non erano possibili perché non c'erano i decreti attuativi che consentivano sostanzialmente la stabilizzazione anche degli LSU. E se nel decreto 75 c'è un comma, all'articolo 20 c'è un comma 14 che prevede la stabilizzazione degli LSU, è perché chi ha scritto quel decreto si è incrociato con la volontà della Regione Calabria di andare in questa direzione. Per questo è falso che lo dice, è totalmente falso, non solo perché lei è quella, ovvero il Movimento 5 Stelle, che hanno votato in aula un emendamento, che ovviamente non è passato per fortuna, che prevedeva l'abolizione dei 50 milioni per il secondo anno di contratto, ma soprattutto perché queste stabilizzazioni, che non sono legate al singolo comune, stanno dentro un progetto che il presidente Oliverio ha già detto, di una proposta della giunta che sarà portata in consiglio regionale e sarà approvato proprio per stabilire questo percorso. Ma questo degli LSU per me è un simbolo, un modello di come i fatti concreti del PD sono possibili perché si è incrociata questa capacità del governo nazionale con la capacità del governo regionale.